La rassegna stampa è stata offerta da... Giovedì 14 giugno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo con il messaggero Monti, pronti a cedere beni pubblici, il premier in Parlamento, sostegno dalla maggioranza, Schäuble, l'euro ha bisogno di voi. In vendita i gioielli degli enti locali a Berlino, elogio dell'Italia. Vola il rendimento dei bot, piazza affari ancora in calo, bondi a cedere sul piano tagli, ridurre il numero delle scorte. Tre sì sull'anticorruzione, subito l'incandidabilità, passano le fiducia, il governo accelera sull'eleggibilità dei condannati. Trattativa Stato-mafia, indagato ex ministro Conso. La nazionale si gioca il futuro, vietato sbagliare con la Croazia. L'inchiesta attentati contro Equitalia Ansaldo, blitz e arresti tra i gruppi anarchici. Passiamo alla stampa, beni pubblici, sì alla vendita, il piano di Monti, fondi immobiliari e mobiliari per cedere proprietà degli enti locali, asta bot, volano i rendimenti. Il premier incassa il sostegno di Berlino, oggi incontro con Olanda a Roma. Moody's taglia il rating di Madrid, USA preoccupati per la fuga dalle banche. Sanità, il prelievo colpirà i big del farmaco, ma i ticket sui ricoveri sono soltanto rinviati. Esodati, rebus per 325.000, così è nato il pasticcio di chi ha perso le tutele. IMU, una guida per non sbagliare, aliquote e detrazioni, entro lunedì si paga la prima rata. Così la polizia polacca ferma gli hooligan, Euro 2012, oggi la sfida decisiva Italia-Croazia, allarme ultra, pericolo per i tifosi azzurri. La Gazzetta del Mezzogiorno, scontro a Casarano fra due auto, grave, giovane barman, un 22enne che lavora al Samsara di Gallipoli, operato al Fazzi. Regione Puglia, Conversano, addio corsie, nasce il poliambulatorio, primi effetti della fase 2 del piano di riordino. Parte la riconversione, Vendola soddisfatto, un ospedale in meno, ma sanità migliore. Melissa uccisa, avvantaggiato, cercava il massacro, aveva preparato 6 bombole, 3 non sono entrate nel cassonetto. La Gazzetta di Lecce, voleva usare 6 bombole, ma c'era posto solo per 3. Giovanni Vantaggiato ribadisce, ho fatto tutto da solo e non ho niente a che vedere con il terrorismo. Lo stragista voleva ottenere un effetto più devastante, ma non si esclude un attentato bis. Economia, il Salento conquista i mercati esteri, vola l'export più 10,28%. Scontro frontale tra due auto, grave, un barman, incidente sulla provinciale Casarano-Taviano. La nuova giunta di Palazzo Carafa, anche una psicologa nella lista segreta del sindaco Perrone. Concludiamo con il quotidiano Porto Cesareo, svelate le trame, 5 indagati per la campagna diffamatoria contro il sindaco, svolta anche sulla bomba. Intimidazione a Bari, ufficio dell'assessore Stefano, colpito da biglie d'acciaio. L'avvocato di Vantaggiato parla, anche le altre 3 bombole preparate per Brindisi. Imprenditore in balia dei banditi, atteso sotto casa, minacciato con il fucile e rapinato. Oggi gli azzurri in campo, l'Italia aspetta Super Mario, la Germania l'ha già trovato. Acque pulite, opere da 97 milioni, reflue e fogne, la regione stanzia i fondi previsti dalla delibera CIPE. Manifatturiero ok e la Puglia resiste, il rapporto IPRES sul 2011, tenuta sul PIL e occupazione. La politica nel mirino, biglia d'acciaio contro Stefano, una sfera di 10 cm sfonda la finestra dell'assessorato regionale. Sulla vicenda indagano i carabinieri, atto vandalico o intimidazione. Attentato a Brindisi, 6 bombole per un'esplosione più forte, legale di Vantaggiato, gli altri 3 recipienti ritrovati a Leverano occorrevano per lo stesso ordigno. Il 68enne di Copertino ieri ha parlato 2 ore con l'avvocato, nel bidone di rifiuti non c'era spazio per tutte. La difesa presenterà il ricorso contro la finalità terroristica. Lecce, il Salento arranca, il made in Salento no, i volti della crisi, l'export veleggia, l'import cala. I dati del primo trimestre rivelano un apparente paradosso, imprese competitive all'estero, famiglie meno ricche in casa. Quota rosa e vice sindaco, un nome per entrambi i ruoli, Carmen Tessitore sarebbe in pole position per la giunta. La proposta di Panchievich, almeno 4 donne. Campagna elettorale, manifesti e Santini, candidati tirano le somme. Montinaro spende 10.000 euro, Salvemini neanche la metà. In casa PD l'assemblea slitta, accordo sulla nuova data, appuntamento per il 22 giugno, sarà presente Sergio Blasi. Colpo all'Eurospin da 500 euro, tante le analogie con la rapina alla tabaccheria di Via Diaz, indaga la polizia. Paura ieri in via Moricino, hanno agito in 2, giunti con uno scooter e armati. Filobus, altri 6 mesi per le indagini, il giudice concede la proroga alla procura, mancano ancora le carte della rogatoria. San Pio, consegnate le chiavi di casa, iniziati i traslochi delle 32 famiglie dalle abitazioni di via Sozzi Carafa ai nuovi alloggi di via Pozzuolo. Un panino e via, senza scendere dall'auto, in arrivo un McDonald's Drive, si ordina e si consuma seduti nella propria vettura. A realizzare la struttura sarà la rete, si tratta di un'occasione di sviluppo per il territorio. Porto Cesareo, le trame oscure del PUG, primi indagati per la bomba svolta in procura, stessa mano per i 2 attentati al sindaco e a Basile. E per i volantini diffamatori finisce sotto accusa l'ex sindaco, inchiesta chiusa, Vito Foscarini e altri 4 rischiano l'incriminazione.
Nardò, sgomberi, minacce, fughe, tensione a Boncuri, un bracciante, se mi mandate via mi taglio la gola. L'assessore Maglio boccia il centro di accoglienza. Casarano, scontro frontale tra due auto, grave, un giovane barman. Sempre Casarano, bancarotta e imprenditori condannati, marito e moglie amministratori di una società di manutenzione, sono stati riconosciuti responsabili della sparizione dei macchinari dell'azienda calzaturiera Primula SRL. Trepuzzi aggredito e rapinato davanti a casa, momenti di terrore l'altra sera alla periferia del paese per un imprenditore quarantenne minacciato con un fucile a canne mozza e costretto da due malviventi mascherati a consegnare un orologio circa 500 euro in contanti. Casarano, punto nascita a Noa Italia, e la città scende in piazza domenica prossima, il corteo contro la chiusura. Gallipoli, rabbia ostetricia, ci hanno svenduto, la protesta nel reparto, sabato la manifestazione. Galatina, incendio, paura per nonna e nipote, le fiamme partite da un barbecue, la donna aveva arrostito del pesce ma improvvisamente alcuni cartoni hanno preso fuoco e allora è scappata insieme con il bimbo di 8 anni. Acquarica del capo cade nell'excava mentre lavora nei campi, muore 77enne. Uggiano alla chiesa, pistola e coltello contro il papà, è stato arrestato, catturato dai carabinieri un giovane di origini siciliane ma da tempo residente a Casa Massella con i familiari. Durante una lite il 22enne ha picchiato e poi minacciato con le armi il genitore. Copertino, anarchici, due perquisizioni anche nel Salento a lavori carabinieri del ROS nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Perugia. Infine lo sport, Euro 2012, Italia a battere la Croazia per ipotecare i quarti alle ore 18 a Poznan, gara decisiva per il prosieguo del torneo. Pirlo sale in cattedra, ho sensazioni positive, il centrocampista della nazionale italiana si mostra fiducioso, dopo il pari con la Spagna siamo consapevoli della nostra forza, il CT Prandelli ho solo un dubbio. Bene, anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è offerta da...